Salve a tutti. Nell'ultima partita abbiamo assistito a una splendida vittoria da parte della squadra. Grazie a una doppietta di Bartolini e a uno splendido gol dai 45 metri di esterno di Samuel. Riuscirà l'MSP ad ottenere la terza vittoria di fila? Scopriamolo. Allora niente, la partita di domenica, cioè io dai ragazzi me lo aspettavo una prestazione del genere, anche perché la domenica prima avevano fatto anche una gran partita. Io nei ragazzi spero sempre che danno il massimo e di più. Siamo andati là con la carica giusta, è stata una partita l'80% possesso palla, dopo i ragazzi sono andati cattivi con la rabbia giusta per far male all'avversario. Io non è che mi aspetto di più, mi aspettavo qualcosa in meglio nelle partite precedenti. Comunque io spero e penso che possiamo fare ancora di più. La squadra l'abbiamo costruita in un modo in cui noi tutti i ragazzi ci crediamo e sappiamo il valore di tutti i ragazzi che ci abbiamo. Speriamo che nelle partite che vengono di dare qualcosa in più. Questo è quanto sono. Se uno mi chiede ma sei contento? Sì, sono contento, però non al 100%, sono contento al 70%. Questo è tutto. Signori, ci siamo, altra domenica, altra giornata di campionato. Siamo reduci da due vittorie consecutive per noi, quindi da una striscia diciamo positiva. Oggi andiamo ad affrontare nuovamente il Casumaro che abbiamo ritrovato nel nostro stesso girone come l'anno scorso. E come l'anno scorso, fino a qui si sono dimostrati una squadra, diciamo, abbordabile come la nostra, e essendo a 6 punti e noi 7, diciamo che siamo in vantaggio di un punto. È già scontro diretto, perché se loro dovessero vincere ci scavalcherebbero, se invece noi vinciamo allungheremo poi dopo le distanze, quindi diciamo che è uno scontro importante e fondamentale per noi. Quindi oggi è fondamentale non perdere la partita. Signori, che dire, io penso, e ripeto, penso di aver recuperato da, diciamo, il mio mini infortunio, perché avevo avuto una mini contratturina che ho rimediato nella partita di Coppa prima del Fossolo. Ho cercato di recuperare, ho quasi recuperato, quindi oggi dovrei essere in forma al 100%. Lo andrò a scoprire durante il riscaldamento, quindi lo vedrò dopo. Che dire, si è sbloccato l'attacco, si è sbloccato Mungo Ghiormella, si è sbloccato anche finalmente Bartolini. Lo avevo detto nella scorsa partita, prima della partita contro il Fossolo, avversario preferito di Bartolini, e così è stato. Doppietta del Bomber.
Müller, che così si toglie un grandissimo sassolino, perché per gli attaccanti, come ben sapete, è fondamentale comunque sia segnare e avere continuità. Speriamo che possa funzionare anche oggi il nostro reparto d'attacco e che ci possa essere anche un Goyormella in forma o un Bartolini in forma. Se non dovessero funzionare, allora ne sarò io, ragazzi. Ne sarò io oppure i ragazzi qua dietro, anzi uno dei ragazzi qua dietro, Giulio, devi fare gol. Abbiamo dietro, signori, Tartarelli, che sta recuperando da un infortunio anche lui e che giustamente queste ultime tre settimane hanno potuto guardare la partita da fuori. Come sta andando secondo te e a che punto siamo, Tarta? Andando da fuori le partite, i primi match sono stati un pochino più complicati, probabilmente perché non c'era ancora quel collante che univa i componenti della squadra, essendo una squadra molto giovane e tutti parecchi dei giocatori sono nuovi. Però col passare del tempo ci stiamo unendo e stiamo diventando sempre più forti e speriamo di raggiungere ottimi obiettivi per toglierci grandi soddisfazioni. Purtroppo, ragazzi, in difesa appunto siamo un po' decimati, perché manca Tarta, manca Dalmonte, che è stato uno dei pilastri fino ad adesso in queste partite, che ha sempre giocato, che si è infortunato purtroppo nella partita contro il Fossolo. Una bruttissima entrata di Santaniello ha compromesso la caviglia del nostro carissimo Dalmonte, che, ragazzi, ne avrà per un bel po' di settimane. Quindi diciamo che non siamo proprio al completo e la rosa inizia ad avere qualche defezione, però non dobbiamo usarlo come oggetto di scusa, ma abbiamo fatto una rosa abbastanza ampia per poterci appunto permettere di sopperire a queste mancanze e a qualsiasi tipo di mancanze fino adesso. Quindi bene o male siamo ancora abbastanza coperti di difesa. Direi che ci siamo, non vediamo l'ora di arrivare al campo, speriamo che sia una bellissima domenica per noi, forza MSP, e siamo pronti per il discorso del mister. Let's go! Non c'è cosa più difficile di cercare di la continuità nei risultati, quindi veniamo da tre prestazioni buone, non è banale, non è semplice, ripeto, mantenere quella concentrazione e quella voglia di fare, di portare a casa il risultato, e non è scontato perché abbiamo di fronte comunque un avversario che come noi vuole fare punti, viene da una situazione un po' di difficoltà di risultati come ci siamo passati noi, perché loro sono partiti meglio di come siamo partiti noi, quindi è una partita molto molto complicata e difficile come tutte quante, non voglio essere ripetitivo, vi dico, c'è una squadra che può fare punti con tutti, ma può perdere da tutti, e l'abbiamo visto poco tempo fa in Coppa o comunque anche con altre squadre in campionato che non hanno al momento tipo Cubano una classifica strepitosa, ci abbiamo preso due fagnotte, quindi per essere dentro la partita al 130% ci vuole mentalità, testa, prima cosa, che di conseguenza ti deve portare a una grande corsa, sempre, grande agonismo dentro la partita, poi ovviamente fatto di situazioni tattiche cercando di sbagliare il meno possibile. Dai, forza! Dallo stadio di Ponte arriva bello un buon pomeriggio da parte di Ematosci, è la settima giornata di campionato MSP. Contro Casumaro, MSP che arriva da due vittorie consecutive, in cerca di continuità è anche Samuel che ha segnalato un gol clamorosamente bello nell'ultima giornata di campionato. È tutto pronto, primo possesso per l'MSP, si parte con il giro palla da parte dei gialloblu. Rimessa laterale direttamente dentro l'area di rigore, il colpo di testa di Goyormella, poi sempre Goyormella con il destro, vicinissimo al vantaggio l'MSP. Dopo 1:20 bussa alla porta del Casumaro, sarà corner. Rimessa laterale, rotatori spalla alla porta, attaccato da due uomini dentro l'area, attenzione, riesce a mettere in mezzo un buon pallone per Inek. Inek pensa alla conclusione, l'effettua Murato, poi ancora insiste l'MSP dal limite, il pallone che schizza per Bartolini, forse chiamato un fuorigioco, allontana in qualche modo la difesa del Casumaro, è forcing già dopo 2 minuti da parte dell'MSP che insiste. Rinvio profondissimo direttamente in mezzo al campo dove
riesce a conquistare palla al Casumaro sulla tre quarti. Buona la trama di gioco dentro l'area, attenzione la conclusione, Pechini sul primo palo, primo intervento del numero uno, portierone dell'MSP, dice di no. Sarà una parabola ad uscire dentro l'area di rigore, attenzione, la possibilità ancora per il cross in mezzo, attento Inek con le mani dietro la schiena, si soffre a tutto corto l'angolo, uno schema, pallone rigettato in mezzo, molto morbido sul secondo palo, attento Pechini coi pugni, deve uscire l'MSP, Casumaro però insiste, dentro l'area di rigore, attenzione al fallo, non c'è nulla, dice l'arbitro, allora Inek sbaglia l'uscita palla, possibilità per Casumaro, attenzione, deve uscire Pechini, lo stendono però dentro l'area e allora sarà calcio di rigore per il Casumaro. Andiamo a rivedere il replay, ammonito anche, attenzione, calcio di rigore al 18° minuto, può cambiare la partita, parte la rincorsa, il tiro, Pechini, grande risposta del numero uno, il portierone dell'MSP dice di no. Si rimane 0-0, riapprezziamo la parata. Si è buttato alla propria destra. Altra rimessa laterale corta, poi sbaglia però allora Bartolini. Va, palla al piede, sulla tre quarti, grande palla per la possibilità del destro e del vantaggio di Tondi. 1-0 MSP, disattenzione Casumaro, non perdonano i giallo-blu, ripartenza clamorosa. Due passaggi e sono andati in porta. Rivediamo la bordata sul primo palo, 1-0. Esultano tutti, grande gol di Dondi. Esulta anche Samuel con Pechini. Parte il fischio. È uno schema quello del Casumaro sulla tre quarti, attenzione alla possibilità, si sposta il pallone sul mancino, sulla tre quarti arriva la conclusione, una telefonata per Pechini che mette subito in moto i suoi. Alla mezz'ora, rilancio lunghissimo a cercare Gogliormel, il numero 10, direttamente dentro l'area di rigore. Gogliormel allo stop, arriva Dondi. Dondi non ha tirato subito. Il numero 8 vicino alla doppietta. Dondi. Ancora Gogliormel, prova Bartolini, colpo di tacco, meraviglioso. Allora Gogliormel con il suo classico mancino. Prova la giocata centrale, il numero 10 ne fa fuori 3. Poi però lo chiudono e allora riparte il Casumaro. Brutta palla persa qua dall'MSP. Grande, favolosa chiusura. Se l'è mangiato totalmente. Sempre il Casumaro che prova a riorganizzare con un lancio dalla tre quarti direttamente dentro l'area di rigore. Colpo di testa tenero da parte del numero 7. Ancora il Casumaro che prova centralmente. Troppo bassa però la difesa dell'MSP, allora ne approfitta allargandola il Casumaro, cross in mezzo, Vinci, sbuca come un fantasma Vinci ed è 1-1, difesa statica dell'MSP, lo dicevamo, è al 38° arriva il pareggio da parte di Vinci, va a festeggiare con i suoi compagni, rivediamo sul primo palo, non può farci nulla Pechini, eccolo qua inquadrato Samuel. Super pallone d'oro appena vinto contro Sergio Cruz. È uno schema. Parte il cross sul secondo palo. Allontana la difesa dell'MSP. Poi non riescono ad allontanarlo del tutto. Sarà corner per il Casumaro. Parte il cross. Pechini in qualche modo. Anzi, direi nel modo giusto, in due tempi. Prova ad uscire il Casumaro, riconquista il pallone dell'MSP, attenzione, Gogliormella, Gogliormella dentro l'area, Gogliormella, Gogliormella! 2-1! Gogliormella al 43°! Esultano tutti, gol fondamentale per andare a riposo nel primo tempo in vantaggio, di destro Gogliormella! E questa è una notizia per il numero 10, il bomber dell'MSP. Grande gol, grandissimo gol sul secondo palo, imparabile. Vediamo ancora, finisce il primo tempo, 2-1 per l'MSP, gol di Dondi e Gogliormella per il giallo-blu, il gol del Casumaro lo ha siglato Vinci.
È tutto pronto per l'inizio di questa seconda frazione di gioco 2-1 MSP. Subito uno schema, in avanti. Colpo di testa della difesa giallo-blu. Poi il Casumaro. Si lotta a centrocampo. Vediamo, deve ritornare con Gliormella che dà fastidio e riconquista il pallone. L'arbitro decide che si può continuare. Poi subisce anche fallo con Gliormella. Subito in palla. Batte veloce l'MSP. Attenzione, la possibilità un po' messa male la difesa del Casumaro. Vediamo il cross in mezzo a cercare Bartolini. Bartolini, il serpente Solari, là dentro l'area di rigore, il numero 9, 3-1 dopo 40 secondi del secondo tempo. Grande gol da bomber puro del numero 9 dell'MSP. Rivediamo sul primo palo, lo attacca e poi così colpisce per il 3-1. Gol allo scadere nel primo tempo, gol dopo 40 secondi nel secondo. Con Gliormella, sempre lui, sempre col numero 10 a cercare Bartolini. Attenzione sul filo del fuorigioco, parte la conclusione. Fuorigioco c'è. E allora buona la difesa dell'MSP che rilancia in avanti, sempre a cercare lì i magnifici tre che provano ad andare dentro l'area di rigore. Sempre Bartolini, se l'è divorato il gol del 3-1. Bartolini al 49esimo, rivediamo, ha proprio tirato male. Parte il cross in mezzo, Pechini, grande uscita del numero 1. Pallone in verticale, difesa dell'MSP con il colpo di testa ancora di Inek. Devono lottare e lo fa benissimo Norby. Con Gliormella di testa per Norby. Norby prova a sgasare. Attenzione il numero 11. Norby. Norby dentro l'area di rigore. Si sposta il pallone sul mancino. Norby! All'ottavo del secondo tempo. Una sgasata totale del numero 11. È andato da solo. Ha detto faccio tutto io. Complice anche l'intervento non perfetto del portiere. Ma devi farlo quella sgasata lì. Ed è 3-1 MSP. Altro break del MSP con il gran pallone di Dondi per Gogliormella. Gogliormella solo, tutto fermo però, è fuori gioco. L'aveva buttata dentro comunque il numero 10. Si dispera Gogliormella, fuori gioco chi? Sai che forse non c'era. Sulle punte, in alto. 56 minuti sul cronometro. 3-1 MSP. Pallone morbido. Altro schema buttato dal Casumaro. Campanile in avanti. Deve lottare Rotatori in mezzo al campo. Poi arriva anche una spinta. Attenzione. Vediamo. Perché qua c'è stato chiaramente un pugno, forse uno schiaffo a un giocatore dell'MSP che si stava riscaldando. Andiamo a rivedere. Sì, era proprio cercato. Bruttissimo gesto. Bruttissimo gesto da parte del numero 7 del Casumaro. L'arbitro sembra aver visto, però infatti va, attenzione, va a richiamarlo. Vediamo. Sembra non esserci nulla, nemmeno un cartellino. Non è stato un bel gesto questo, chiaramente, da parte del numero 7. Fa vedere anche la parte colpita. Anche Samuel a protestare. No, questo è proprio uno schiaffo, ragazzi. Male, male, male. Anche l'arbitro che dice di aver visto, poi però non fa nulla. In una palla che tra l'altro era anche a gioco fermo. Vabbè, pallone dentro l'area. Attenzione, la possibilità per il Casumaro di insistere. Bartolini ad allontanare. È volato via. Attenzione Dondi. E vola Dondi dalla parte opposta. Sta arrivando anche Gogliormella. Sempre il numero 8. Riceve il pallone il numero 10. Gogliormella. Il tiro a giro fuori. Non di pochissimo, a dire il vero. Però come ripartono i ragazzi dell'MSP. Stanno facendo una partita importantissima. Intanto arrivano i fischi dell'arbitro perché ci sono dei cambi da effettuare al 58esimo. 4-1 MSP. Dondi, Gogliormella, Bartolini e Norby. Calcio di punizione, arriva il fischio dell'arbitro. Pallone all'altezza del dischetto, deve uscire Pechini che subisce anche un colpo. L'arbitro piccolo deve fermare tutto e deve fare anche entrare gli aiuti dalla panchina perché sembra essersi fatto male veramente.
il numero uno coraggiosissimo in mezzo all'area di rigore. Vediamo. Sembra essersi fatto male alla spalla, se non vado errato. È in piedi. Vediamo, sembra poter proseguire. Calcio d'angolo, 65 sul cronometro, pallone a rientrare sul secondo palo, allontana male però la difesa dell'MSP. Arriva una conclusione potente, potentissima, ma non precisa e nemmeno precisissima. Pallone lunghissimo da parte di Pechini. Colpo di testa, la spizzata, attenzione Bartolini, Bartolini, Bartolini è solo e se l'ha divorato di nuovo. Altra occasionissima per Bartolini per chiuderla definitivamente. Insiste il Casumaro. Samu accelera, sentiamo dalla panchina, potrebbe entrare lui tra poco. C'è però questo calcio di punizione sulla tre quarti. Siamo tutti in attesa dell'ingresso del super pallone d'oro. Arriva il fischio, parte la rincorsa, è una bellissima punizione. Mamma mia, che gol da parte di Barbieri. Rivediamola. Qua Pechini non l'ha vista partire. Grande punizione, gran gol. Vediamo ancora la possibilità del Casumaro per poterla riaprire definitivamente. Se l'è mangiato il 4-3 qua la squadra ospite. 73, l'MSP deve risvegliarsi un attimino e allora lo fa subito con Gogliormella. Attenzione, il numero 10, gran palla dentro l'area, l'occasione di punta, grande risposta del portiere. Potevano andare sul altro cross, altra difesa del Casumaro che allontana quel che basta per respirare un attimino. Momento confuso della partita, al 77esimo. Mette a posto e mette ordine Inek per Gogliormella. Gran palla per Bartolini. È ancora sfuggito. Bartolini! Eccolo! Bartolini! Questa volta non sbaglia! 5-2! Bomber! Altro inserimento fantastico. E lo sappiamo quello che può fare lui. Si prende anche tutti gli applausi, il numero 9 doppietta ed entra il super pallone d'oro. Samuel con il numero 16 in mezzo al campo per gli ultimi 13 minuti più recupero. 5-2, ma il Casumaro non molla. Forse c'è un fallo brutto. E allora arriva anche un cartellino giallo. Arriva il fischio, calcio di punizione, battuto Pechini in qualche modo. Poi allontanano i giocatori dell'MSP. Casumaro che insiste però nonostante il 5-2. Ancora Casumaro sulla tre quarti, prova ad entrare dentro l'area di rigore, la possibilità con il destro solo esterno della rete. Pallone in verticale a cercare Traina, è scattato il numero 17 per l'MSP. Traina, aia, toccato, calcio di punizione, rimane a terra però il numero 17, si lamenta così il difensore del Casumaro, sembra essersi fatto però male comunque Traina. Vediamo, aia aia, si tocca il ginocchio destro e chiede anche l'intervento dalla panchina perché sembra seria la situazione, non esce nemmeno, deve uscire con l'aiuto dei compagni. Brutta notizia per l'MSP. Samuel a gestire questo pallone al 96esimo, lo difende il super pallone d'oro, se ne va, guadagna corner Samuel, va anche a battere questo corner sempre corto a cercare di perdere più tempo possibile. 5-2 MSP, non lo attacca nessuno, anzi sì, sappiamo quanto è difficile portare via il pallone in questa maniera. Samuel, 97 e 20, manca veramente un soffio al termine. Arrivano adesso i tre fischi dell'arbitro. 5-2 MSP, terza vittoria consecutiva. È stata una partita fantastica sotto tanti aspetti dallo stadio di Ponte Rivabella. Un saluto e ringraziamento da parte di Ematosci.
1-2. Signori, si conclude qua un altro splendido, ma veramente splendido episodio. Grandissima partita quest'oggi per noi, occasioni veramente infinite, una partita dove è successo di tutto. Partita che diciamo poteva partire in salita perché è stato un rigore per loro, fondamentale che il nostro Peco è riuscito a parare e ha fatto veramente bene, quindi grandissimi complimenti a Peco che ha fatto una splendida parata. Vieni Simo, complimenti per la parata, grande parata, l'hai ipnotizzato e l'hai bloccato, quindi ti faccio veramente i complimenti. Invece per quanto riguarda la partita, è stata una partita combattuta, diciamo che hanno sbagliato il rigore, 1-0 per noi, 1-1, siamo stati bravi prima dello scadere del fine primo tempo a fare il 2-1 per noi con Dondi che ha fatto veramente un grandissimo gol, sempre Dondi che dopo successivamente ha sprecato un'altra occasione veramente importante. Però ragazzi, l'importante è aver portato a casa i tre punti fondamentali che ci servivano per il proseguo del campionato. E partita pazza che si è dimostrato, perché poi alla fine nel secondo tempo abbiamo veramente sprecato un sacco di chance sia da una parte dall'altra, partita che poteva oggettivamente finire 8-4 per noi, quindi una partita veramente assurda. Detto questo ragazzi, faccio i miei complimenti all'attacco che ha continuato a fare gol e sta continuando a fare veramente bene, il centrocampo Rota e Ine che ha fatto veramente una splendida partita e una signor partita, ma soprattutto anche alla difesa che nonostante diciamo le defezioni in difesa causa dal Monte che comunque si è sempre giocato un pilastro della difesa, purtroppo anche lui per infortunio non c'era, si è comportato veramente bene, abbiamo giocato veramente bene. E adesso signori è il momento di stare più concentrati possibili, perché veniamo sì da 3 vittorie consecutive, però fa tutto parte del percorso e non bisogna staccare la spina. Contro la prossima partita lo Sparta Castel Bolognese sarà una partita decisiva e dovremo cercare assolutamente di fare bene anche noi. Detto questo signori, io vi ringrazio per aver visto un altro episodio dell'MSP, fatemi sapere chi è stato l'uomo partita di questo episodio e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Forza sempre MSP, ve l'ho detto ragazzi, non bisogna staccare la spina perché fa tutto parte del percorso. Dopo un inizio un po' incerto, stiamo cercando di aggiustare la rotta. Dobbiamo continuare così, non sarà semplice, ma noi ci crediamo. Grazie anche al vostro supporto. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video, sempre forza MSP. Speriamo di ritrovare un altro gol anche per me. E di fare bene. L'importante è la vittoria, l'importante è arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate like, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Non è mi sempre tutto. Ciao!